la lezione di Basaglia sarà attuata dappertutto, perché ricordiamoci, e voi ce l'avete detto tante volte, che in Bielorussia, come in tutte le parti del mondo, il manicomio c'è ancora. Taglio 100 pance al giorno, tutte in fila sul bancone. Sulla fronte ho come un corno per scavare nel polmone. Con le mani intanto strappo mezzo fegato ed un rene. Con la bocca metto un tappo all'incrocio delle vene. Con un mignolo suturo uno squarcio in una gola e con l'alluce poi curo una caria in una mola. Sono il grande, l'indiscusso re della parcella. Del danaro apro il flusso al cliente che si spella. Ma la meglio operazione io la faccio sulle tasse. Sono nell'evasione l'invincibile barone. Adesso vogliamo parlare con un ospite davvero speciale per noi che è tornato a trovarci, Salvino Vincenti. Buonasera. Come hai chiamato? Silvano. Silvano, hai detto te? Silvano. Silvano, Sabino. Sabino. Vabbè, Sabine, Silvano. Allora ecco, sentivo male io, No, no, Silvano Vincenti. No, veramente. Allora. Vincenti o Vincenti? Vincenti. No. Allora, lei ha aperto, è molto emiliano, Vincenti. Ma lei è romano e Vincenti. 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 No. Dato che vabbè, Erburino, no, per Vincenti. Romana, diciamo ci sta tutto. Allora, lei è venuta questa sera per parlarci di un tema molto importante che se ne parla da tanti anni. Lei ha scritto un libro. Ce l'ha portato, che noi lo requisiamo. Lo mettiamo. Chiaramente ce l'ha portato in regalo, vero? Quasi. Libreria. Quasi. Faccio lo sconto. Faccio lo sconto. Questo va bene, dai. Ma questo di dov'è? Ah, ma è l'ultimo che avevo. Va bene, però me lo regalo. Dai, perché noi facciamo venire apposta la gente con i libri. Alla fine, poi se troverò che c'è una bancarella a Porta Portese con tutti i libri, ho capito perché chiamate. Sempre lui. Ce n'ho due, guarda. Ti regalo anche questo. Oh. Oltre nulla. Sono collegati? No, questo è il primo libro che feci. Ah, tutto insieme. Però questa sera parleremo del segreto della Gioconda. Ah. E allora le faccio un po' la domanda che penso che venga naturale forse a tutti noi lettori e ai telespettatori. Qual è il senso che ha voluto far arrivare ai suoi lettori attraverso questo libro, Il segreto della Gioconda? E qual è il segreto che si cela dietro agli occhi della Mona Lisa? Avete 3 ore di tempo? Così posso esporre in modo sintetico. Noi ci troviamo. L'importante è sapere che c'è il supplemento. Allora, io ci tengo in questo Deve libro. Deve guardare la videocamera. È là. Ma lei non ce l'ha in faccia. Ma lei è simpatica, un bel sorriso. Grazie, è sorridente. Questi ai due toscani qui che ho rivisto dopo tanto tempo. Ma sono pure altri qua, No, ma sono più due che questi, non li avevo visti l'altra volta. Allora, parlare di Leonardo da Vinci è parlare di un personaggio dalle mille sfaccettature ed è difficile riuscire a inquadrarlo in poche parole, se no lo si banalizza. Certo. Questo libro nasce per caso, come buona parte di molti libri, se si è sinceri con se stessi, nascono per una serie di circostanze fortuite. She's tried to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Don't turn me back on me, baby. Don't mess around.
just wake your devil out of me. Woman, I can leave you alone. She's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Hey, she's a black magic woman. She's trying to take a devil out of me. Tu dice interrompe che sta sempre facendo, scusi. Io stavo lì tranquillo a scrivere, mi hanno detto di togliermi da lì e venirmi a chi mettere. È stato? Chi è stato? Non lo so, una persona tutto vestita elegante mi ha detto di togliermi da lì e buttarmi. Dica pronuncio. La verità, lei è messo qui perché lei è un po'? È un po'? Un po'? So? Zozzo. No, no. So, so? Sordo. Sordo. Sordo, bravo. E quindi non sentiva quello che diceva per verbalità. Quindi vabbè, si siede vicino a quell'uomo lì con cui può dividere e scriva da là. Va bene? Yeah, da yes. Quanto tempo è giudice? Da 3 anni. Da 3 anni. Prima che faceva? Prima lavorava alla centrale del latte. Alla centrale del latte? A fare che? E gli yogurt, e la panna quella per fare i gelati, per fare i dolci. E come è diventato giudice? Hanno fatto i concorsi. Interno alla centrale del latte? Era un branato, però... E l'hanno preso a fare il giudice? Esatto. Ah, ho capito. E quindi adesso è giudice verbalizzatore? Esatto. Ma sa leggere e scrivere? Insomma. Insomma, va bene. Allora vado ad aiutare il pittore energetico, vada. Beh, dando l'augusto. Scusate perché io qua non si capisce... Guarda, ma... porti... chi ha bisogno della sedia? No, può sedersi vicino, no? Si può sedere là vicino? Se no, c'è compagno. Una sedia forse è meglio. Ma se si era vicino, guardi la scalzo come lui, guardi. Dallo yogurt a giudizio, bellissimo. Qui la carriera è un momento. La carriera da fermento lattico. Da allora, fermento lattico. Sì, sì, fermento lattico. Andiamo avanti, siamo arrivati a... No, pure io sono l'uomo del potere. Del carcere, pensavo un carcerato. Io sono un direttore. A me piacciono i soldi, mi piacciono, ci piacciono sempre i soldi. Il potere, io c'ho i bambini miei. A volte li adoro, a volte no, a volte mi stanno antipatici proprio. Allora, io volevo farvi una domanda. Il programma detentivo dell'Italia, ora come ora, è più rivolto al recupero dell'individuo o alla punizione di esso? Vabbè, facciamo le domande insieme. È più rivolto al recupero o alla punizione questo programma che abbiamo in Italia? Ci sono altre domande? Ah, l'ex colonnello... che è diventato Zingaro. Tenga il microfono bene. Quali sono le maggiori difficoltà delle polizie penitenziarie nel rapportarsi con i detenuti? Le difficoltà della polizia penitenziaria nel rapportarsi con i detenuti. Allora, ci sono altre domande? Altre domande? Ah, ce n'era un'altra. Ah, sempre lui.
Altre due ce n'ha. Oddio, devo appuntarmi. Vai. Allora, poi va. Recupero o punizione? Difficoltà di polizia penitenziaria rispetto ai detenuti? Bene, questa okay. È la seconda, poi? Per quale ragione alcuni detenuti scontano l'ultimo periodo di pena in comunità? Solo per buona condotta. Per quale motivo alcuni vanno a finire in comunità l'ultimo periodo di pena? Per, solo per buona condotta o ci sono altri motivi? Comunità, che comunità? Per tossicodipendenze, per insomma... Altre due. Allora, sentiamo queste domande. Ah, sentiamo queste. Allora, l'ordinamento penitenziario italiano è uno degli ordinamenti più avanzati, più aperti, più progressisti dello scenario europeo, mi sento di dire, perché è finalizzato a trattare, tra virgolette, reinserire il detenuto nella società. È la stessa Costituzione che nell'articolo 27 dice che la pena e non il carcere ha la funzione di inserire il detenuto nella società. Oggi lo stato oggettivo, i numeri, il sovraffollamento, le carenze, i tagli continui rendono la situazione penitenziaria italiana assolutamente deficitaria rispetto a questi obiettivi e quindi per molte situazioni, per la stragrande maggioranza dei detenuti possiamo parlare... Signori, buonasera. Oggi vi vorrei parlare appunto di un cinema che si usa definire di nicchia, cioè quei film che vengono visti poco, ma non per questo non sono opere importanti, alle volte anche eccellenti. Ci sono dei film in programmazione, li trovate a Roma e dintorni anche in questo periodo. Vi vorrei parlare di quattro pellicole in particolare. Allora, una è sono tutti sospesi tra vita e documento, ma questo è cinema comunque. Uno è Felice chi è diverso, e la diversità appunto è una matrice comune di tutti questi film dei quali vi voglio parlare. Felice chi è diverso è di Gianni Amelio, regista che conoscerete, ha vinto anche il Leone d'Oro con Così ridevano anni fa. E la diversità in questo caso è di genere, parla di coppie omosessuali e appunto tramite la testimonianza di queste persone che adesso hanno una certa età, tutti tra i 50 e i 60, alcuni anche noti, Ninetto Davoli, Paolo Poli, e affiancando materiale di repertorio viene fuori proprio un soffio di vita di queste persone, del periodo che hanno vissuto e dell'evoluzione della società italiana. Si emerge una società certamente più retrograda di quanto vorremmo, e il film è veramente interessante, ve lo consiglio. Tra l'altro Felice chi è diverso è dal verso di una poesia di Sandro Penna. L'altro film è Fuoristrada è di una giovane sceneggiatrice del Centro Sperimentale che si è cimentata con la regia, questa volta si chiama Elisa Amoruso. Fuoristrada parla di un meccanico di San Giovanni, si chiama Giuseppe Della Pelle, tra l'altro è stato pure un meccanico mio, veramente, quando teneva ancora i baffi. Però Kist a un certo punto sente di essere donna, ecco, anche qui in questo film la diversità di genere, e quindi prende ormoni, si trasforma in Beatrice pur mantenendo gli attributi maschili, badate bene. Poi si innamora della badante di sua madre, Marianna, immigrata rumena, che porta al seguito un figlio all'epoca minore, all'epoca diciamo della nascita della storia d'amore, mettere su una famiglia, vanno a vivere insieme, si sposano, addirittura il tribunale, badate bene, dà la patria potestà a Pino o Beatrice, come volessimo chiamare, e a casa, in questa famiglia ci sta pure la mamma centenaria di Pino, e io vi assicuro che in questo film ci sta tutto quello che non vorreste vedere, ma
anche tutto quello che desideriamo. Questa è una famiglia modella, tipica, ma felice. Io devo andarla a vedere fuori strada perché è un bel film. L'altro film è di Edoardo Morabito, anch'esso un giovane regista che viene dal centro sperimentale, si chiama I fantasmi di San Berillo. Ripeto, questi film li trovate tutti a Roma e dintorni, ancora una settimana. A vita lavora un pochetto, ma li trovate. I fantasmi di San Berillo invece a Catania. A Catania, San Berillo è proprio un quartiere di Catania che negli anni 50 viene proprio sfollato perché aveva diventato chissà che quartiere, quindi gli abitanti vengono proprio deportati. Invece questo quartiere, solite cose all'italiana, diventa fatiscente, viene preso da immigrati, da... cioè prese, viene popolato da immigrati, da prostitute, anche qui sempre gli ultimi diversi, le prostitute. E però le storie che escono fuori in questo film sono dei veri e propri distillati di vita, e non c'è volgarità alcuna, vediamo storie anche forti, toccanti, ma veramente anche in questo caso assistiamo a storie proprio vere che ci toccano, che ci investono fortemente. E per ultimo mi aggancio al tema che toccavano prima Giovanni e Dario, ci sta un film che coraggiosamente al Pigneto ripropone il nuovo cinema Aquila a partire dal 10 aprile, si chiama Lo Stato della Follia di Francesco Cordio. Questo film già è stato proposto, non è proprio un film di ultimo pelo, diciamo, è già un anno che gira, ma parla proprio degli ospedali psichiatrici giudiziari, quella vergogna alla quale accennavano. Andatevela a vedere perché le immagini sono importanti, anche la televisione non ce le propone mai, ma dobbiamo vedere proprio di cosa si tratta. Dario ci è andato, un film ce lo fa vedere, la televisione spesso invece ci anestetizza, non ci fa vedere niente, quindi ci viene in soccorso il cinema che fa il suo dovere e ci propone temi interessanti, facciamo pure noi un dovere nostro e andiamo a vedere qualche pellicola, alle volte un po' più impegnativa, ma decisamente ne uscirete fuori contenti, ve lo assicuro. Buonasera, arrivederci. In questo istante non ha niente di brillante, io non canterò del cuore e ovviamente dell'amore. C'è una cosa che mi preme veramente, è una cosa che fa male, perché oggi come oggi sono anticostituzionale. La Repubblica Italiana, che è fondata sul lavoro, non ci accetta. Così scrivo una canzone, così tanto per vendetta. Ma non mi va di cercarmi un lavoro. No, non mi va, no, 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 non mi va di trovarmi un lavoro. Il lavoro è una costante quotidiana nella vita, è un bicchiere che riempi. Una volta ci ho provato, ma non è nei miei tempi. Io lo so che una canzone non è niente nella vita della gente. Non è pane, non è vino, non è aria, non è una donna seducente. Ma canzoni che si amano davvero sono perle in fondo al cuore. E anche se passano gli anni, loro continuano a brillare. Quest'Italia non è stata fatta solamente a colpi di cannoni. Qualche merito l'avranno, anche se poco, le canzoni. Tutti cercano di darmi dei consigli per smetter di sognare, ma con la chitarra in mano io non smetto di cantare. Ma non mi va di cercarmi un lavoro. Scusi, lei chi è? Prenda, prenda, prenda. Chi è lei? No, non c'è da toccare niente. Parli direttamente. Lei chi è? Io sono il disturbatore.
Il disturbatore, proprio di mestiere, è il ma non è il suo tirocinante? No. Aspetti, le do il microfono, che sennò questo tanto non glielo dà più. Tenga questo tutto il tempo che serve. Allora, lui è il giudice verbalizzatore. Esatto. Ci ha spiegato l'altra volta cosa vuol dire essere giudice verbalizzatore, come ci è diventato, come ci è diventato concorso interno. Alla centrale del latte. Alla centrale del latte di Roma. Lei sta scrivendo, ha scritto già tanto, vedo qua sopra. Sì. Anche oggi metterà a verbale quello che diciamo. Esatto. Esatto. Ieri ha festeggiato la festa della donna? Sì. Vuole dire qualcosa su questa festa? È stata... Lo dica alla telecamera, sì. È stata una festa fantastica. Ho visto parecchie donne che si sono divertite. Ho beccato alcune persone che mangiavano proprio da scoppiare. Persone, uomini o donne? Beh, donne da una parte e uomini dall'altra. Ah, tavoli separati? Esatto. E lei dove si è messo? A quello degli uomini. Sì, e verbalizzava? Certo. Certo. Adesso, ma com'è andata l'altra settimana? È andata bene? Sì. Lei pubblicherà gli atti alla fine di questo ciclo di trasmissioni? Esatto. E quello lì, disturbatore, è il suo tirocinante, sta imparando? Sì. Insomma, so più le volte che mi fai dispetti che quelli che impara. Ah, così è? Non sa scrivere nemmeno lui? No. Lei ha fatto qualche concorso per diventare tirocinante col giudice? Non ci dice niente. Oggi la vedo più addormentata del solito, signore. Va bene, la tenga così. Io ho lavorato nelle radio private e nelle discoteche private. Sì, ma adesso qui che cosa c'entra? Stiamo parlando di verbali. Lei ha capito che è un cancelliere? È uno che deve aiutare il giudice. Questo l'ha spento, questo cellulare? Sicuro? Sì. Ma è suo? Certo. Ma non c'è scritto il nome? Io lo prendo. Questa risata malefica mi fa paura.